dirvi una cosa importante. Sono esterrefatta che delle persone giovani parlano delle reti come di una cosa che può essere, può sfuggire. È l'unica speranza che c'è per l'informazione libera. E lo dice una che ha cominciato a fare i giornali, a darmi tipografia, che mi piaceva l'odore del piombo, che preparavo, come Enzo sa, preparavo io quando dirigevo la tribuna, le pagine col piombo. Ora io vi assicuro che noi non abbiamo altra speranza. In questo senso sto costruendo una rete di siti e di blog che in pochi minuti mandano un'informazione che la carta stampata non è mai riuscita a mandare. Enzo ha creato Radio Londra, io sto creando il Samizdat Italia, perché siamo già alle notizie clandestine. Scusate se vi dico questo, allora vi do questa notizia. Ho ricevuto da Jules Mate, che è un importante parlamentare europeo, che è stato segretario generale dell'Internazionale Liberale, un messaggio pregandomi di partecipare alla campagna che sta facendo con altri 9 parlamentari europei per combattere affinché in Cile, in Cina, in Russia, in Corea del Nord e a Cuba non ci sia la censura sulla rete. Io gli ho risposto, i liberali italiani aderiscono a questa campagna e con infinito rammarico chiedono di aggiungere il loro paese ai paesi autoritari senza libertà di voto. Allora Enzo, porto qui l'adesione del gruppo dei 9 parlamentari europei che aderiscono alla nostra campagna e ci accolgono in quella che fanno loro per i paesi dove non è garantita la libertà di informazione. Vi lascio con solo questa frase del mio amatissimo, e chi mi conosce lo sa, Tocqueville: il potere è quello di un popolo informato.